sempre attraverso la rete, un progetto che si chiama Zero Book. Non sono studente la Notte Bianca, come mai è qua? Ma ho saputo di questo evento dalle organi di informazione, quindi conoscendo anche l'ambiente, il palazzo storico, ho voluto visitarlo di notte e portare anche degli amici. Veramente mi aspettavo che la Notte Bianca fosse una vera notte, cioè lunga, per poter stare qui insieme con gli amici fino a notte, ma ho visto che non è stato possibile far visitare ai miei amici l'interno del palazzo, che è bellissimo. E quale degli eventi a suo dire è stato più interessante? Ma ho potuto vedere un po' i ragazzi qua che giocano con il fuoco, ma non è un pericolo, ecco. E poi la musica, ma è più che altro un evento per gli studenti, e quindi sicuramente si troveranno bene in questo movimento. Gira, gira, volta, braccia aperte, naso in su, e la banda andava piano piano a cominciare. Tarara. Giochi di orchestre tenori, e zon papà, le accelline, le arancini, le gare, le cavallacine, e zon papà, e zon parabara, zon parabara, zon papà, zon parabara, zon parabara, zon papà. Brillantina dopo barba, sigarette, trombe, fiati e po' di po', orecchini con la nina e messa anche da molto di più. Siamo in compagnia di Salvo, che ci fai alla Notte Bianca? Ma come tanti qua credo una semplicissima gita di curiosità, un giro di così per capire cosa succede. D'altronde credo sia un evento unico a Catania e quindi la curiosità è stata la molla per venire qui. Cosa hai visto o cosa hai sentito? Ho visto un bel po' di gente, ho sentito un po' di musica, poca devo dire fino a questo momento, molta musica etnica. Ma la notte è lunga e ci saranno altre iniziative. Sì, credo che ancora siamo appena all'inizio, quindi siamo qui a vedere insomma cosa accadrà. Adesso ci spostiamo, si gira tra gli stand, vedo molti stand, associazioni di volontariato, molte conosciute tra l'altro. Ok, ciao, buon giro e buon divertimento. Grazie. Siamo insieme ad Ambra. Perché la Notte Bianca è un evento? Perché si festeggiano i 50 anni della firma dei trattati di Roma, per il ventennio del progetto Erasmus e perché si spera sia un progetto che si ripete ogni anno. E quale di questi eventi ti sta colpendo di più? Ma sicuramente la musica e poi insomma tutti gli stand qui, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti e soprattutto è un momento di coesione. Finalmente si fa qualcosa di bello in città. Infatti è contento che finalmente anche questo evento come la Notte Bianca sia arrivato a Catania. Certo, certamente, spero che se ne facciano altri. Soprattutto ci sono molte persone. Tanti giovani, sì, sono contentissimo. Mi auguro che se ne facciano altri prossimamente, anche d'estate, che no, sono contentissimo. Siamo qui in compagnia di Andrea. Andrea, cosa studi? Studio scienze geologiche. Ti sta piacendo questo evento? Sì, carino, c'è molta gente, spettacoli, gente che canta, questi stand, poi si incontrano anche molti colleghi di facoltà, abbastanza divertente come serata. E quale di questi eventi ti sta piacendo di più, ti sta incuriosendo? Musica, arte, pittura? Sì, questa musica sembra un misto tra una musica etnica, un genere molto particolare. Ore 21:30, palco centrale del monastero. Marranzano World Festival, raduno di tamburellisti, open stage e concerti. Sempre.
Universo Università, speriamo di avervi documentato un po' di questo evento importante organizzato dall'Ateneo Catanese. Vi salutiamo dal monastero by night e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!